È con noi un cantautore delicato e poetico, Luigi Salerno. Ascoltiamolo. Adoro il tuo sorriso e quando tu lo porti a me, il mio sorriso è bello perché sta vicino a te. Adoro le tue labbra calde sulle labbra mie, ma non è un sogno, così ritorno qui. Wow, magico, bellissimo Luigi, bellissimo. Com'è nata la canzone? Dunque, l'ho scritta diversi anni fa, infatti doveva essere inclusa nel disco La Giostra, che è stato pubblicato nel 2006. Il disco Fandango, mi sembra. Pubblicato da Radio Fandango. L'avevamo tenuto fuori perché l'idea era quella di farlo partecipare a Sanremo, perlomeno c'era stata una. L'avevamo mandato, però era stato scartato. Neanche arrivato ultimo, ancora peggio, scartato. Ed è così è l'immagine di un uomo che non può vedere la persona che ama perché sta in un carcere, e quindi lui ha l'unica possibilità per arrivare in questo tavolino è un pezzo di carta, una penna, scriverle quello che sente. Questa è la storia del brano. Molto bello. Tu sei un poeta proprio, che si nasconde dietro a lavori completamente diversi, fa legname, lavori nei ristoranti, poi produci un album come questo che sta uscendo proprio il 25, quando è uscito? Da pochi giorni, è uscito il 25 di marzo. Che è il tuo secondo album? Sarebbe. Il secondo album, diciamo, ufficiale, perlomeno, che... Perché avevo fatto anche altre cosine che però sono rimaste indietro. Allora, chissà se un giorno mi servirà. La direzione del vento è un titolo chiaramente evocativo, perché da dove viene? Dunque, in realtà è perché un po' questi brani sono stati scritti in posti e in circostanze diverse, non hanno un legame tra loro, un po' come se il vento le avesse portato uno da una parte, quindi poi l'avesse fermato, poi così come fa il vento ne ha portato un altro da un'altra, e si sono ritrovati poi tutti quanti dentro questo lavoro. Quindi è questa la motivazione del titolo, perché li ha portati un po' ovunque per poi riprenderli e portare tutti in un unico posto. Senti, mi sorprende, a parte il timbro bellissimo della tua voce, che parlavo col tuo produttore, mi ricorda un po' Modugno. Non so Modugno. Perché mi ricorda Modugno. Beh, in effetti forse è un modo di cantare che si usava in anni diversi, negli anni 60, questo mio. E forse perché io ho questa cosa, ho questo ricordo di quando facciamo questo lungo viaggio dal Piemonte alla Calabria, perché io sono piemontese, ma ho delle origini calabresi, e quindi si partiva con una Skoda di mio papà, io e i miei due fratelli, una sorella, mia mamma, e metteva questa musica mio padre di quegli anni, invece degli anni suoi, che piaceva a lui, quindi ci faceva ascoltare DNA, Modugno, tra gli altri anche Modugno, Endrigo, insomma erano tanti, forse per questo motivo mi è rimasto questo modo di cantare. E mi hanno detto che poteva anche non esserci quest'album, che a un certo punto è mollato la penna. Sì, un pochino, diciamo che... per fortuna questo regalo che mi è stato fatto di avere un'intuizione, di scrivere delle cose, questo dono, chiamiamolo così, non ti molla, nel senso che non è che sono io che lo decido,
scrivere o no delle cose. Cioè, io posso anche deciderlo, però poi un giorno per caso in testa c'hai una musica, c'hai delle parole che non sono di nessun altro, e allora sei quasi costretto a dire vabbè, fammelo scrivere, fammele e non ti mollano, chiaramente ti... Io pensavo di dire vabbè, mi occuperò di altro, penserò alla famiglia, così come sto facendo in realtà, però invece dopo che avevo scritto una canzone che era stata mandata a Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, il duo Musica Nuda, che si tratta di Vado Giù, che loro l'hanno incisa in un disco, allora da lì mi è ripresa anche la voglia di... So che c'è stato grande entusiasmo quando hanno ascoltato per la prima volta questo... Sì, loro sono dei fan, credo. Dei grandi fan. Se no, non credo, sono dei fan, così come... Anche c'è, comunque è bello perché rispetto magari altre cose che ho fatto nel passato... con loro è un piacere forte, cioè è un piacere risentire delle cose mie eseguite da loro, cantate da Petra e suonate da Ferruccio, perché sono... Senti, sono un uomo con questa delicatezza come te, come fa a sopravvivere nella nostra società? Cioè, hai detto bene, come fai? Sopravvivere, fa fatica. Fa fatica? Fa fatica, fa fatica. Io poi per il lavoro che faccio... vedo tantissima gente molta gente non è bella gente, per fortuna c'è anche bella gente, però ci sono persone difficili che hanno problemi finti che non esistono, che vengono a sfogarsi in un ristorante. Perché tu cosa fai in un ristorante? Lavoro in un ristorante, mi occupo un po' dell'organizzazione, dell'accoglienza. Ma loro sanno che sei un no, poeta? No, assolutamente no. Non sanno? No. Sarebbe il caso. Negli ultimi tempi per vendere più dischi l'ho detto anche ai miei colleghi, per di comprarlo, però allora mi sono dovuto dire. Si è sputtanato proprio. E loro non ci credono, ma c'è qualcuno ancora che pensa che lo sto prendendo in giro, ho dovuto fargli vedere delle foto, delle cose. Allora poi questa intervista. Sì. Senti, io ho sentito l'album che consiglio a tutti poi di comprare, innanzitutto. Ve lo potete trovare in digitale sugli store digitali, Amazon, iTunes, insomma. Luigi Salerno, ci sono dei brani, diciamo, che suoni da solo con lo strumento, perché tu sei un po' l'istrumentista anche. Sì, suono male un paio di strumenti, la chitarra, il pianoforte, cioè, mi accompagno, ecco, non mi sento musicista. E poi sei stato accompagnato da diversi musicisti nell'album. Sì, ci sono, dunque, sono sei brani. Diciamo con un arrangiamento, quindi anche accompagnati da basso, batteria, strumenti a fiato, con gli arrangiamenti di Gianfranco Reverberi, che è un giovane amico. Perché ascoltarti così, no, ti viene proprio di dire sì, ma dove suoni? Cioè, dove si viene a sentire Luigi? Adesso non lo so, per adesso non lo so, già è stata una vittoria riuscire a confezionare questo lavoro. Sicuramente faremo una presentazione, ma ancora non so. Io ho visto, scusami se ti interrompo, che poi tu nel tuo passato sei fatto anche l'attore, ma non la comparsa. Non ho fatto. Co-protagonista. Questo tutti quelli che fanno gli attori mi odieranno, perché io non sono neanche un attore, non sono nulla di tu. Però mi sono trovato a farlo, un'esperienza bellissima. Soprattutto nei nostri anni, che era il primo film di Daniele Gaglianone. Uh-huh. Bello perché un mondo che io non conoscevo, quindi vedere come viene creato un film è una bella esperienza. Anche se difficile, perché in quel caso io ero un giovane partigiano martoriato dai fascisti, e quindi mi dovevo svegliare alle 3 del mattino per fare tutto il trucco, per poi cominciare alle 8 a registrare fino alla sera,
poi alle 3 del mattino di nuovo il trucco, quindi anche faticoso. Quindi è vero questa cosa che gli attori, in effetti, tutti vorrebbero fare l'attore, però. Eh beh, sì, è un mestiere non è di merda, proprio. Hai dei progetti adesso dopo quest'album? So che ci sono delle collaborazioni, delle chicche, no? Sì, perché forse proprio perché il mio mondo perfetto in realtà è proprio quando mi trovo a fare delle cose con pochi strumenti, quindi una chitarra voce, pianoforte voce, e insieme a Ferruccio Spinetti stiamo lavorando a un progetto futuro che appunto è, io suonerò il pianoforte con delle incisioni di Ferruccio e io alla voce, delle cose le abbiamo scritte anche proprio assieme. Oh, che bello. Quindi quando mi trovo nel minimale mi trovo più a mio agio, anche se è bello poi avere tutto un gruppo che suona e riascoltarle anche in quella maniera, però nell'intimità, insomma nell'intimismo della musica mi trovo meglio. Luigi Salerno, ragazzi, grazie.